Salve, parliamo di animali. Gli animali sono un argomento principe nelle scuole primarie, in quanto lo studio di come sono fatti, di come si muovono, di come vivono, come nascono, riproducono e in fondo anche come muoiono, è uno degli argomenti fondamentali per i bambini. Gli animali che si possono scegliere per la trattazione di questi argomenti nella scuola elementare sono ovviamente tanti. Si potrebbe pensare di utilizzare ad esempio un cucciolo di casa, un uccellino o altri animali di piccole dimensioni, ma normalmente ottenere e mantenere questo tipo di animali in classe risulta spesso difficile dal punto di vista logistico e pratico. Vi sono degli animali invece di più piccole dimensioni, di più facile reperimento e più facile mantenimento all'interno delle mura della classe, che possono essere molto efficaci per una didattica di questo tipo. In questo caso voglio presentarvene uno, che è il lombrico. Questi lombrichi, ad esempio, li ho recuperati in un negozio di caccia e pesca e normalmente quindi sono utilizzati come esche per i vari pescatori che vanno a catturare il pesce. Nel nostro caso avranno un destino molto migliore in quanto alla fine dei nostri esperimenti, chiamiamoli così, verranno rilasciati nel loro ambiente naturale, quindi nel giardino qui a fianco. Oltre ai lombrichi, per questa nostra attività utilizzeremo dell'altro materiale che è di altrettanto facile reperibilità, come appunto dei contenitori, come questa vaschetta, o questo contenitore circolare che si chiama capsula Petri. Inoltre utilizzeremo delle pinzette, delle aste che in questo caso sono metalliche, ma possono essere utilizzate sia delle pinzette che delle aste anche di altro materiale come materiale plastico. Non utilizzeremo invece delle forbici o delle lame come i bisturi, in quanto è essenziale per questa nostra attività che l'integrità fisica e la salute dell'ombrico vengano rispettate e mantenute.